Benvenuti su Radio Fabi, la settimana della Fabi dal 16 al 20 settembre. In questa puntata Fabi Weekend, tutte le news della settimana, le rubriche di Fabi TV, nuovo studio Fabi e gli eventi della Fabi. Ed eccoci in apertura con Fabi Weekend, la 20ª puntata per il podcast settimanale della Federazione. Ogni settimana il racconto e l'analisi di una notizia di attualità attraverso gli articoli più importanti pubblicati da stampa, web, agenzie. In questa puntata la Fed e l'atteso taglio dei tassi di interessi. Ogni settimana una notizia d'attualità per approfondirla attraverso gli articoli più importanti pubblicati su quotidiani, siti internet e agenzie di stampa. È finito il toto scommesse, la Federal Reserve ha infatti deciso e tagliato i tassi di interesse di mezzo punto. È la prima riduzione dal 2020. Io sono Simona Sacconi e questo è Fabi Weekend. E adesso tutte le news della settimana. Iniziamo con i tassi di interesse ad extra profitti. Mattia Pari in diretta al giornale radio. Intervista al segretario generale aggiunto della Fabi nel programma radiofonico Next Generation. Con la decisione della BCE gli interessi scendono e incideranno per prestiti mutui alle famiglie e aziende italiane. Per la tassa extra profitti importante un coinvolgimento del governo con le banche. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Manuela Donghi con voi e saluto Mattia Pari, segretario generale aggiunto Fabi, Federazione Bancaria Italiani. L'aspetto rilevante è stato sicuramente che la BCE ha deciso per la seconda volta consecutiva rispetto alla Fed, cioè ha anticipato le decisioni della Fed, quindi ha dimostrato una importante autonomia decisionale anche rispetto alla Fed stessa. Torniamo ad occuparci del contratto delle BCC. I lavoratori approvano con oltre il 97% dei voti. Passa l'ipotesi di accordo siglata da Fabi, First, Fisac, UGL, Wilca con Federcasse lo scorso 9 luglio. Bertinotti ha dichiarato un rinnovo che dà slancio e prospettiva alla bilateralità e alla partecipazione e consente di traguardare il settore con lungimiranza e stabilità dei suoi saldi occupazionali. Extra profitti. Sileoni in diretta a Radio Cusano. Il segretario generale della Fabi ai microfoni dell'emittente radiofonica universitaria interviene sulla tassa extra profitti dichiarando: chiamarlo contributo straordinario sarebbe utile per gli istituti di credito più piccoli che hanno utili diversi dai grandi. Ecco un breve estratto a seguire. Però, visto che la Fabi, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, non si è mai nascosta, pur potendo dire vabbè questa è una cosa che riguarda governo e ABI, no? Associazione Banche Italiane, e io quindi saluto Nando Sileoni, segretario generale della Fabi, ben trovato. Si è chiesto un coinvolgimento tra le banche e il governo, cioè ho chiesto che non ci sia una decisione che venga presa dall'alto, che venga calata sul sistema bancario, perché altrimenti si corre il rischio di fare per l'ennesima volta un buco e coinvolgere un sistema di concertazione, no? Quindi in una trattativa. Passiamo a Compass, accordo su conciliazione vita-lavoro. È stato firmato dalla Fabi e dalle altre sigle con i vertici della società di credito al consumo del gruppo Mediobanca il rinnovo del protocollo Work-Life Balance. Vaudo ha detto soddisfatti del risultato raggiunto. Prossimo obiettivo, il contratto integrativo aziendale con i quadramenti, percorsi carriera e orari di lavoro delle filiali. Voltiamo pagina, le rubriche di Fabi TV. Per Fabi risponde Valeria Rivieccio, ci parla della resilienza cibernetica delle banche, ossia la capacità di una banca di assicurare, anche in caso di un evento cyber avverso, l'affidabilità operativa dei servizi offerti. Benvenuti a Fabi risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Parliamo oggi dei risultati che la BCE ha ottenuto a seguito dello stress test condotto sugli enti soggetti alla sua vigilanza diretta in materia di resilienza cibernetica. Anzitutto, cosa sono gli stress test? La BCE conduce ogni anno sugli enti dalla stessa vigilati delle prove di stress al fine di valutare la loro capacità di tenuta agli shock economici e finanziari. Ciò avviene annualmente in attuazione delle direttive europee sui requisiti patrimoniali. E adesso è il momento di Noemi Imperi, una nuova puntata di La BCC, la rubrica dedicata al mondo del credito cooperativo. Si parla degli aumenti in busta paga previsti dal contratto nazionale.
Dal mese di settembre busta paga più pesante per le lavoratrici ed i lavoratori delle BCC. Con il prossimo stipendio infatti verrà erogata la prima tranche dell'aumento salariale previsto con il rinnovo del contratto nazionale del credito cooperativo del 9 luglio scorso. È importante sottolineare che l'accordo di rinnovo è stato sottoscritto in poco più di 3 mesi di trattativa, un arco temporale decisamente ridotto per una contrattazione nazionale e che non ha precedenti nel credito cooperativo. Rieccoci con un nuovo studio della FABI, pubblicato e realizzato dal gruppo Analisi e Ricerche della Federazione Autonoma Bancari Italiani. In Campania i risparmi crescono di oltre 7 miliardi. Nella regione campana la ricchezza finanziaria raggiunge i 123,8 miliardi. Expo ha di titoli di Stato e altri strumenti finanziari, più 26%. I prestiti alle famiglie aumentano di 100 milioni, ben 17.000 i conti correnti aperti in 12 mesi in tutta la regione. E concludiamo con gli eventi della FABI. Il segretario generale a Napoli per We Are FABI, consapevoli di ciò che accade nel settore, ha detto Sirioni. We Are FABI riparte dalla città di Napoli. Dopo la pausa estiva riprende il giro d'Italia della segreteria generale per incontrare i dirigenti dei vari territori. Nella cittadina partenopea i rappresentanti di Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise. Sirioni incalza i suoi dicendo: dobbiamo vincere la partita della trasformazione digitale. Ed è tutto per Radio FABI. Se volete approfondire le notizie appena ascoltate o cercate altre informazioni sulla nostra organizzazione sindacale, andate su www.fabi.it. Da Filippo Virzì, l'appuntamento alla prossima puntata.